Sono tanti commercianti che sono venuti malgrado l'orario, perché per noi è difficile, e abbiamo avuto un buon riscontro e siamo contenti, anche perché l'operazione della raccolta firme è stata fatta dalla Associazione Amici Mercato Vecchio come commercio e da Udine Città Sicura, quindi con un po' di esclusione politica. Qui invece siamo come una flash mob dove c'entra anche la politica, tutto il centrodestra che ha voluto fare questo movimento. Flash mob di protesta per rispondere con i fatti all'entrata in vigore della nuova ZTL a Udine. I consiglieri comunali eletti nelle file del centrodestra hanno scelto piazza 20 settembre per sensibilizzare la cittadinanza al loro disagio verso una tenaglia che potrebbe azzerare il commercio nel cuore della capitale del Friuli. Va bene il New Green, va bene anche il traffico limitato, ma nello stesso tempo va studiato con regole che non penalizzino coloro che operano al suo interno. L'opposizione, che si riconosce nei partiti di centrodestra, non risparmia a critiche all'assessore Marchiol, reo di monopolizzare a suo piacere la mobilità in centro, senza ascoltare il grido di dolore lanciato dagli operatori e dagli stessi acquirenti, che evitano quest'ultimi di acquistare a Udine, optando per i più comodi periferici centri commerciali. L'assessore Marchiol, che via Mercato Vecchio dopo la chiusura va meglio, tutto bene, ma come fa a sapere? Ci dia i dati dove li ha presi, come fa a sapere che il commercio è migliorato in via Mercato Vecchio? È migliorato gli esercenti pubblici. Quindi questa operazione secondo me è tutta sbagliata, perché non era nel momento e nel tempo di farlo. Mi meraviglio che non sentano la gente, i commercianti, i cittadini, e spero facciano marcia indietro.